Cari telespettatori, buonasera. Giorni fa l'Italia, e non solo l'Italia, è stata scossa da un fatto di cronaca. Una ragazza di 31 anni si è suicidata perché era stata, diciamo, dileggiata, diffamata in tutte le maniere per un suo video che era stato posto su tanti canali, da internet sino, diciamo, a YouTube, e quindi i nervi della ragazza non avevano retto, e di fronte a questa vergogna, perché il filmato si riferiva ad un atto sessuale della ragazza, i nervi non hanno retto e la ragazza si è impiccata con un foulard a Mugnano, vicino Napoli. Potrebbe essere un fatto banale di cronaca, anche se la morte di una ragazza, un suicidio di una ragazza, fa sempre notizia e suscita commozione. Ma il problema centrale non è questo. Il problema centrale è il rispetto della vita umana, il rispetto che si deve alla privacy, l'incidenza della rete nella vita nostra di ogni giorno. E vorrei farvi vedere il giornale francese più autorevole, Le Monde, eccolo qui, che proprio ieri pubblicava un articolo del suo nuovo corrispondente da Roma, ecco, ed è, dice sostanzialmente, Tiziana, la martire italiana del rispetto della vita privata. Ecco, questo è il titolo. Con chi ne parliamo di questo problema? Noi parliamo con il professore Raffaello Rauti, che è il capo del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Salerno, uno dei più noti sociologi italiani, autore di tante pubblicazioni, studi brillantissimi, cattedra estremamente importante. E la prima domanda al professor Rauti è molto semplice. Tiziana, così si chiamava la ragazza, non facciamo il cognome, ne pubblicheremo foto come ha fatto la Repubblica. Ecco, Tiziana si è secondo lei suicidata o è stata assassinata? Il termine potrebbe essere è stata suicidata, evidenziando la soggettività di un comportamento e nello stesso tempo l'azione che è stata compiuta oggettivamente nei suoi confronti. Ora, il punto di riferimento, direttore, è evidentemente la rete. La rete, a noi come uomini moderni e civili, spetta di dire almeno un paio di cose. La rete è una grande conquista della modernità. La rete ancora vede distante da sé tante e tante persone in quello che viene chiamato il digital divide. Fatta questa premessa, che meriterebbe poi, a parte altre trasmissioni e discussioni, certo c'è un problema. La rete si sa dove inizia, ma non si sa dove finisce. In una fase storica precedente, la comunicazione aveva un inizio e aveva un confine. La rete non ha un confine e quindi quello che spesso tanti giovani e meno giovani non percepiscono è che affidare un messaggio alla rete è come affidarlo a un meccanismo moltiplicatore all'infinito. Cioè lo diamo qui e non sappiamo dove va a finire. Tantissime persone, direttore, postano o, come si dice, mettono, poggiano sulla rete delle proprie fotografie, a volte anche intime, e senza sapere che quel poggiare sulla rete la fotografia li espropria, e quelle fotografie, quali che siano, faranno il giro. Fotografie ovviamente filmati e così via. Questo è un processo ovviamente
importante. Ho capito. Senta, professore, Tiziana aveva consentito a che si filmasse il suo atto sessuale. Le immagini sono state poi inviate a quattro, chiamiamoli amici, e sono state poste in rete. Ecco, io le chiedo innanzitutto questo. Che senso ha oggi il pudore? Ecco, e la sessualità si può vivere pubblicamente, come è stato il caso della ragazza? Indubbiamente rispetto al passato c'è una conoscenza e una discussione anche sulla sessualità nettamente superiore, che di sicuro in alcuni tratti è positiva, perché sfata alcuni miti, rompe alcuni tabù. Il problema è che collegato a questo c'è sempre una questione di confine, direttore. Collegato a questo c'è il non percepire quanto la rottura di un'intimità può espandersi. Per fare un esempio scherzoso, lei può pensare alle fotografie che giovani ragazze, per esempio in costume da bagno, postano sulla rete. Poi lei può andare da questa ragazza e dire: lei mi dà una sua fotografia in costume. La ragazza dirà ovviamente: ma lei è pazzo, cosa vuole? Contemporaneamente però milioni di persone guardano quella fotografia. Questo intanto è uno squilibrio. Poi, per quello che lei mi diceva, la questione della sessualità, indubbiamente c'è una trasformazione. Ora, noi non sappiamo quanto della dimensione nuova di diffusione della sessualità sia reale, sostanziale, quanto non corrisponda a una moda o a una percezione che in qualche modo trasforma i costumi o a volte li stravolge. Noi siamo sempre dentro questo spazio tra la trasformazione e lo stravolgimento, e qui c'è una questione degli individui moderni, direttore. Ognuno costruisce la propria intimità, la propria sensualità e la propria sessualità non soltanto in un modo definitivo, ma di volta in volta lungo le occasioni. Ecco, benissimo. Senta, professore, lei proprio all'inizio accennava alla, mettiamo tra virgolette, alla potenza della rete. È nata, diciamo, la rete nell'epoca della, in parallelo con la globalizzazione, come strumento evolutivo della comunicazione. Ma nessuno aveva previsto questa spaventosa accelerazione che ci sarebbe stato in questo strumento comunicativo, che addirittura è posto da alcuni come fondante del consorzio civile, della democrazia stessa. Secondo lei, che uno studioso famoso e profondo, secondo lei quali sono i limiti della rete e quali sono le prospettive della rete? Indubbiamente le prospettive sono, se si riuscisse, come accennavo prima, a progressivamente ridurre il digital divide, cioè il numero di persone che non hanno accesso alla rete, un processo comunicativo, un'appartenenza sociale senza precedenti. Se lei pensa ad alcune notevoli trasformazioni sul piano sanitario, sul piano terapeutico, lei si rende conto di quello che la rete può fare contemporaneamente, riducendo le distanze e dando un effetto positivo agli individui con cui entra in contatto. Ma noi sappiamo che la scienza e la tecnologia non hanno avuto sempre una direzione positiva, a volte l'hanno avuta contraddittoria, a volte anche negativa. Il limite in questo senso io non credo si possa attribuire. Non possiamo oggi dire quello che sarà, perché, come lei ha visto, direttore, i processi di trasformazione hanno avuto una progressione imprevista, un'accelerazione ogni volta. E spesso uno degli elementi negativi della rete, anche forse quello con il quale noi abbiamo iniziato la discussione, è che noi non ci rendiamo conto della velocità e della spazialità comunicativa che la rete ha.
Non pensando a questo, noi pensiamo che il messaggio che mandiamo, quale che sia, ha un contesto, no? E invece si allarga. Qual è l'effetto, direttore? Che noi ogni volta che mandiamo un messaggio ci aspettiamo un ritorno di quel messaggio. Quello che non calcoliamo è che, data una dimensione infinita della rete, noi abbiamo un ritorno infinito che non possiamo più controllare. Perché se lei pensa nel passaggio dalla privatezza alla dimensione pubblica, l'idea della privatezza era sempre quella di poter controllare il comportamento. Mi vesto così in questo contesto, mi vesto così in quest'altro contesto. Ma oggi è imprevedibile il contesto, perché da un momento all'altro può modificarsi uno stesso contesto che un minuto prima aveva un senso, una rappresentazione, un'aggregazione di tipo diverso. Questo stravolge la realtà. Senta, il filosofo Slavoj Žižek, che ha scritto un bel libro, Il contraccolpo assoluto, ha detto testualmente, leggo, il web riproduce e diffonde più del passaparola e più può mostrare orrori da scenari di guerra o morbosità atroce. Non può essere lasciato a se stesso. Ecco, la domanda è questa. È lo Stato che deve intervenire. Premessa, Zizek ha della polemica una delle sue armi. L'ultimo libro che sta per uscire di Zizek ci manda a dire che noi occidentali non riusciamo a controllare l'ingresso dei musulmani e dunque di soggetti con valori sostanzialmente contrapposti a quelli occidentali. Cito questo esempio per inquadrare la persona. Ora, non è possibile. Noi abbiamo detto che lo Stato è ormai sovrastato, sovrastato letteralmente, da contesti che lo superano. Per cui già la stessa comunità europea mostra una trasformazione dei vecchi stati e propone un modo di pensare e di organizzare la vita diverso da quello pensato solo con lo Stato. Tanto più una dimensione soggettiva è autonoma, articolata, frammentata, eterogenea come la rete, non può minimamente essere controllata, non possono cioè essere riattribuiti alcuni dei caratteri che erano fondanti in passato, i confini. I confini non ci sono più. Quindi, come per i comportamenti, come per le soggettività, il confine diventa individuale. La capacità di questo, come lei comprende benissimo, direttore, affida per esempio ai processi di socializzazione compiti completamente nuovi perché giovanissimi ragazzi si trovano in contatto con una rete che squilibra l'idea della socializzazione, le fasi della socializzazione, proietta immediatamente immagini, realtà, situazioni diverse. Quindi lei comprende che trasformazione sia ulteriormente determinata. Senta un'altra cosa. Il calvario di questa ragazza di Tiziana era cominciato come un gioco, nel senso che era un gioco l'atto sessuale, era un gioco il farsi riprendere perché lei ha autorizzato, ha detto bravo, bravo, mi stai riprendendo. Un gioco inviare il video anche agli amici, ai cosiddetti amici perché lo vedessero via seguito. Ecco, il senso ludico si è trasformato. In che senso? Intanto, direttore, se precisiamo, ogni dimensione sessuale inizia sempre con una dimensione ludica. Ma se lei ricorda, mi pare un passaggio molto bello di Ovidio, omne animal post coitum triste, cioè c'è sempre una dimensione quasi finale, è triste la sigaretta con ognuno girato da una parte, nell'immagine che tanti film ci hanno rimandato, che ci rimanda spesso la vita diretta, indica che c'è questa dimensione della tristezza. D'altro canto, noi dobbiamo pensare alla sessualità che contemporaneamente, mentre viene vissuta da un soggetto magari in modo emozionale o
con una emozione particolare. Pensi alla dimensione gioiosa del sesso giovanile, lo sposti lungo l'età, pensi per esempio poi alla dimensione professionale del porno. Quindi la dimensione, se faccio questi esempi per evidenziare emozioni diverse, noi non possiamo pensare che quello che noi affidiamo come messaggio con un sentimento possa essere raccolto, compreso, interpretato e rimandato con lo stesso sentimento. Credo che in tante situazioni analoghe e diverse da quella che lei ha prospettato ci sia questo dato. E ovviamente quanto più il mio messaggio viene frainteso, tanto più io resterò male. E questo male, quel tanto più, può crescere all'infinito, come lei comprende. Beh, senta, Tiziana, presa nel gorgo, ha cercato di cambiare identità. Si è rivolta alla magistratura, datemi un altro nome. Era un modo per recuperare la dignità, ha detto la madre della ragazza ai funerali. Ecco, professore, siamo arrivati al punto che i valori sono connessi al nome, oppure praticamente... Beh, di sicuro i valori spesso sono collegati al contesto. Noi abbiamo, se riusciamo a isolare la storia da questa vicenda della rete, lei ricorda benissimo tante persone che hanno cambiato luogo di vita. Il cognome è stato un accessorio successivo, ma già cambiare il luogo di vita, non essere riconosciuti spostandosi di pochi o di tantissimi chilometri, aveva questa premessa. Il problema è che ognuno di noi, lungo il proprio percorso esistenziale, cerca di cambiare identità. I baffi, la montatura degli occhiali, lo stesso modo di vestire, la pettinatura e così via. Nella dimensione della rete questo è molto più complesso. Il mutare dell'identità diviene un poco più complesso perché lei può fare qualche gioco verificando che riesce a rintracciare persone ormai sperdute, che lei non perché la rete finisce per fornire una marea di informazioni e portare a ritrovare alcune persone. Beh, senta un'altra cosa. Assange ha detto la rete, la libertà totale della rete vi salverà o ci salverà. E che cosa è bello di questa affermazione? Parlavo poco fa dei diritti. Certo, perché la rete assegna diritti e ancora una volta torno a dire noi forse non ci rendiamo conto fino in fondo dei diritti. Sì. Però direttore, lei che è dell'epoca che conosce il farsi delle costituzioni nell'Occidente, ha ben presente che i diritti corrispondono a dei doveri anche e che quando vengono meno quei doveri quella libertà diviene praticamente monca. Apparentemente c'è libertà, ma sostanzialmente si stringe il confine. Bene. Senta un'altra cosa. I social network sono utilizzati prevalentemente, diciamo, dai giovani. Ecco, lei vive a contatto con i giovani. E avrà capito, si sarà reso conto certamente, di questa scelta che sembra inarrestabile della rete. Perché amano questo mondo virtuale, giovane? Il 24 novembre verrà in Dipartimento a discutere di questo problema il professor Morcellini, che lei sa essere un esperto di comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. La sensazione è che ci sia intanto un po' di autosegregazione. Ora, chi guarda dall'esterno ovviamente non può che giudicare e giudicare negativamente il processo di autosegregazione. Se lei pensa al numero tanto alto di soggetti che non hanno legami, per esempio, di lavoro, direttore,
lei può tenere presente che questo diventa uno degli elementi fondamentali per il mantenimento, il perseguimento di quella identità alla quale abbiamo fatto riferimento. Poi, direttore, secondo me c'è da aggiungere un'altra cosa che riguarda le nostre responsabilità. Che responsabilità? A mio parere, nell'ambito della socializzazione, noi non riusciamo ancora a far entrare il processo di socializzazione, cioè non riusciamo a costruire come, a indicare a un giovane come riuscire a lavorare con la rete. Un'indagine fatta l'anno scorso da un collega mostrava che i ragazzi passano, diciamo, un tot tempo molto alto della giornata sulla rete. Di questo tempo solo il 10% è utilizzato per studiare e lei sa benissimo che i processi conoscitivi che la rete può portare sono molto alti. Quindi è una responsabilità evidentemente anche nostra di non sapere indicare come lavorare con la rete. Ho capito. I social network creano sì nuovi spazi di auto-organizzazione, per dirla con Marx, tanto per essere chiari, ma bisogna rilevare anche che il discorso politico si è abbassato con la rete, perché a mio modo di vedere un personaggio come Trump, ad esempio, se non ci fosse stata la rete, non avrebbe avuto la possibilità di sproloquiare, di parlare a tanta gente, avrebbe, come dire, contenuto il suo discorso nell'ambito del partito e basta. Ecco, questo abbassamento del livello politico sembra accettato un po' da tutti. Lei che ne pensa? Io penso che ci sia una grande responsabilità di tutta un'area di intellettuali che si è defilata, che non si è impegnata adeguatamente, che pensa ancora maggiormente a una tradizione di presenza sociale e non di presenza comunicativa. Ovviamente la presenza comunicativa tende alla banalità. Quindi bisogna in qualche modo, lei provi a pensare alla pagina scritta, a leggere una poesia e a sentire quanto è inferiore il numero possibile di questa mediazione. Allora, sulla base di questa premessa, io credo che ci dovrebbe essere, ma mi inserisco tra i soggetti da criticare per la scarsa rilevanza attribuita al ruolo della comunicazione, perché gli intellettuali o quelli che una volta si chiamavano gli intellettuali si sono defilati. D'altro canto, direttore, io ho fatto il nome del professor Morcellini, ma per 10-15 anni, mentre alcuni studiosi italiani lavoravano sulla comunicazione, altri erano profondamente scettici sugli effetti della rete. Sono esplosi successivamente e poi ci si è resi, come fulminati sulla via di Damasco, come San Paolo, ci si è resi conto della terribile forza e del necessario approdo di tutti quanti a questa dimensione della rete. Senta, professore, lei è un docente di chiara fama. Ecco, secondo lei come Facebook, internet e via di seguito stanno incidendo, stanno cambiando la scuola e stanno cambiando anche probabilmente il sapere? Beh, qui ci riallacciamo alla domanda che lei mi ha fatto prima. Lo cambiano perché rendono possibile l'acquisizione più veloce di una serie di informazioni e di cognizioni. Ovviamente, direttore, se lei pensa alla possibilità di usare per esempio un traduttore o di conoscere delle informazioni, questo può avvenire immediatamente tramite la rete, ma quello che come docente io mi sento dire ha bisogno di un approfondimento ancora con il materiale cartaceo. Perché lei con il traduttore della rete fa velocemente la prima traduzione, ma se vuole tradurre bene deve usare ancora il dizionario, deve tornare allo strumento forte cartaceo. Non ho capito. Senti una cosa, io volevo fare l'ultima domanda.
secondo me la vicenda di Tiziana ha una connotazione di ferocia inaudita proprio. Io credo che, questo mio giudizio, migliaia di persone anonime hanno stretto il capestro intorno al collo di questa ragazza. Ecco, secondo lei questo suicidio, lei ha detto, si dovrebbe dire è stata suicidata, ha detto all'inizio, è la spia di un mondo che corre all'impazzata oramai, che non riusciamo a tenere dietro, oppure è soltanto una scheggia, come dire, impazzita, ecco, anche se sconvolgente, di un momento storico che per tanti versi però ha dato molto all'umanità. Secondo lei questo momento? Guardi, direttore, io penso che, ho provato a dirlo anche prima, il mondo è costellato da individui, quindi è costellato da differenze, cresciute enormemente rispetto al passato, e ritengo questo un fatto molto positivo. Poi però c'è un problema. Io amo le mie differenze, ma per amare fino in fondo le mie differenze devo accettare tutte le altre differenze, perché solo così non si può determinare quel meccanismo per il quale io amo le mie differenze, ma le dimentico criticando le altrui differenze e non accettando invece l'idea che ognuno ha una forma di comportamento, atteggiamento religioso, laico, sessuale e così via. Lei mi faceva un esempio prima, la sua nipotina che dolcemente gioca con il cane, e questa immagine mi riempie di emozione. Insieme a questo ci sono migliaia di persone che odiano, che avvelenano i cani. Li avvelenano per la strada. Allora, lei comprende che avvelenare è qualcosa di più di non sopportare, vuol dire travalicare la propria dimensione e cercare di modificare anche fino in fondo, uccidendo l'altro. Il discorso del suicidata è questo, direttore, perché accettare le differenze vuol dire riconoscere fino in fondo l'autonomia dei soggetti, senza dare giudizi, e noi non riusciamo a non dare giudizi. Bene, sentiamo solo io. In conclusione vorrei qui citare una battuta di Francesco, del Papa, il quale ha detto, in sintesi, quello che lei diceva: bisogna fare tutto per tutti. Sì, credo che sia proprio questo, direttore. Non è facile, è difficilissimo. Innanzitutto nel nostro rapporto tra noi e noi stessi, giorno dopo giorno, anno dopo anno e così via. Però questo è l'elemento decisivo. Questo apre una solidarietà che non è un sposare acriticamente l'altro, ma è riconoscere l'altro. Lei cita il pontefice, io cito un altro antico cattolico che si chiamava Ernesto Balducci, che diceva: nella dimensione cosmica riconoscere l'altro diventa determinante per poter vivere e sopravvivere. Mi consento un'ultima cosa, io non sono il capo del dipartimento di sociologia, io sono soltanto un docente, però ho avuto una grande fortuna nella mia vita, ho sempre fatto quello che mi è piaciuto, cioè cercare di conoscere gli altri. Non ci sono riuscito ancora, però continuerò a darmi da fare, direttore. Professore, il titolo sarà sbagliato, gliel'ho dato io, ma è fama oramai conclamata di quello che lei rappresenta all'Università di Salerno. La ringrazio, la ringrazio tanto. Perché i nostri telespettatori sappiano anche il livello di questo dibattito, che è stato arricchito in maniera così prestigiosa da uno delle punte di eccellenza
della nostra università. Altro, e di oggi la notizia che l'Università di Salerno è stata scelta a Shanghai fra le 500 università del mondo più avanzate. Ha alcune punte scientifiche molto alte, noi non riusciamo a raggiungerle, però ci diamo da fare. State tranquilli che fra questi punti scientifici di alta quota c'è anche il professor Raffaele Rauti, che ringrazio. Ringrazio il regista Raffaele Periglio per la collaborazione tecnica. Buonasera a tutti.